Una serata molto particolare, quella che va in onda questa sera su NTV Web, perché entriamo in un mondo che per il momento abbiamo trattato molto poco, che è quello dell'arte. Naturalmente il Canavese, come abbiamo scoperto, è un territorio a 360 gradi, dove scopriamo di avere tantissime ricchezze, tantissime persone che hanno voglia di fare, nei campi più disparati. E appunto in questo caso entriamo nel mondo dell'arte con un artista che in questi giorni è protagonista di una mostra in quel di Rivarolo, e con lei vogliamo un attimino addentrarci nel mondo, nel suo mondo, per capire quello che l'ha spinta in questi anni a avviare una passione, trasformare una passione in qualcosa di realtà. Tra l'altro creando delle opere che poi lei ci racconterà hanno dei significati molto particolari e molto precisi. Con noi questa sera Sabrina Vitanza. Buonasera Sabrina. Buonasera a tutti. Rivarolese d'adozione, perché in realtà tu sei di origine siciliana. Sì. Terra magnifica, meravigliosa. E allora Sabrina, con te vorremmo un attimino parlare di arte, ma soprattutto conoscere ciò che ti ha portata. Tu sei una professoressa, sei un'insegnante. A provare a immergerti nel mondo dell'arte, in particolare della pittura, ma non solo. Allora, raccontaci un po' i tuoi primi passi. Allora, diciamo che i miei studi mi hanno portato in maniera naturale a cominciare a fare arte, perché io mi diplomo all'Istituto d'Arte, oggi ex Istituto d'Arte, oggi sono tutti licei artistici, quindi i miei studi sono già da lì. C'è già una base solida. C'è una base. Poi mi sono laureata in architettura, però anche lì comunque con un piano di studi per l'insegnamento anche di storia dell'arte, e poi approdata in quel di Rivarolo, man mano insomma ho lasciato un po' più l'aspetto più rigido di me, più preciso, più tecnico, per andare appunto a sfociare insegnando arte immagine nel fare appunto anche io qualcosa, raccontarmi un po' attraverso questo linguaggio meraviglioso che è l'arte figurata, le immagini, diciamo che appunto è stato quasi un passaggio naturale, un percorso obbligato per arrivare lì. Quando hai iniziato a creare le tue prime opere? Allora, le mie prime opere nascono nel 2016, ho frequentato la casa di una pittrice che è canavesana anche lei, insomma, la pittrice Cammarota, e quindi ho cominciato a dipingere le mie tele, prima copiavo un po' i miei quadri più insomma preferiti, facevo appunto così per esercitarmi, e poi dopo quasi neanche un mese ho cominciato subito a fare le mie opere. A esprimere inedite. Quello che sentivi dentro e quello che anche quello che ti circonda, nel senso che poi il quotidiano tante volte è quello che poi ci ispira, no? Nell'arte. Assolutamente sì, perché le mie opere sono molto introspettive, quindi vogliono un po' interrogarsi, un po' come una sorta di specchio per indurre a riflettere, quindi una sorta di viaggio nell'interiore di tutti noi, quindi io quando guardo le mie opere continuo comunque a scoprire delle cose su di me e anche sugli altri parlando insieme. Quindi diciamo che è un modo per anche far vedere qualcosa che hai dentro agli altri, si può dire così? Diciamo che il mio percorso artistico nasce con un sogno, questa è la verità, perché anche se ho sempre sognato di dipingere e di fare arte, non mi sono mai lanciata. Un sogno è stato proprio quello che mi ha spinta a rompere un po' il ghiaccio con la tela, con i pennelli, quindi non fare più soltanto delle cose didattiche, ma anche proprio delle opere. Quindi il mio primo dipinto parla proprio di una visualizzazione onirica, e da lì poi sono andata avanti con anche modellazione. Io faccio dei gioielli in porcellana a scopo meditativo, quindi da meditazioni, poi
Diciamo che si è aperto un mondo in cui questo mondo alla fine dei conti è lo stimolo giusto per creare nuove opere, o perché tra l'altro, allora, molte, diciamo anche a telecamere spente, sono degli olio su tela, però sì. in realtà tu sei un artista a più ampio raggio, nel senso che utilizzi anche altre tecniche e altri materiali. Ma io mi diverto tantissimo. Per questo credo sia fondamentale. Questo. Io lo faccio per me, quindi è un lavoro anche su di me, mi arricchisce, mi nutre. Quindi sicuramente l'insegnamento mi mette continuamente in discussione, mm-hmm. mi mette in relazione con i miei ragazzi e quindi anche con me stessa. Per cui è quasi in continuità di fare quello certo. che già faccio, però lo faccio anche per il mio diletto, quindi mi diverto a toccare, manipolare, sperimento tanto, mai uguale a me stessa, quindi in maniera ecco, evolutiva cerco di andare avanti e di provare sempre nuove tecniche, nuove sensazioni anche. Beh, è giusto, perché significa che tu stai facendo un percorso di crescita personale e artistico che ti sta portando da un punto di partenza a un ipotetico punto di arrivo che lo scoprirai naturalmente chissà quando. Assolutamente sì, non è un punto di arrivo, mm-hmm. questo, ma è un punto in continuità, certo. né di inizio né di arrivo, sono un'evoluzione. Sono in cammino e mi piace anche il fatto di poter insomma parlarne, perché non è facile. Penso che sia bello che parlino le mie opere, invito certo. tutti a vedere la mostra, così che possano anche un po' emozionarsi insieme a me. Certo, darti anche quei giusti input per capire quello che l'impressione che hanno loro di quello che è ciò che esprimi. Tra l'altro ricordiamolo che la mostra sarà aperta fino a quando? Fino al 7 gennaio. E presso le sale del comune di Rivaroro in via Ivrea. Sì, a Palazzo Lomellini, al piano terra, ci sono questi spazi, queste salette stupende, voltate, molto intime, molto che mi hanno ispirata proprio a allestire questo percorso diciamo di opere dove io mi trovo a mio agio, perché appunto mi sento quasi no, in uno spazio emozionale dove posso esprimermi al meglio, essendo appunto architetto, quindi questi spazi storici, questi chiaroscuri, queste mura sono ideali molto proprio per quello che ciò che vuoi esprimere. Poi l'amministrazione comunale è stata molto accogliente, devo dire ringrazio moltissimo l'assessore alla cultura, il sindaco che hanno creduto in me, mi hanno dato libertà diciamo di espressione, già da prima del Covid tra l'altro, poi esatto, volevo chiederti questo, bloccato e i tempi si sono un po' allungati fino adesso. Si sono dilatati, ma finalmente poi lasciato indietro quello che è stato quel periodo. Oggi ci si riesce a trovare e anche a esprimersi e a fare questi momenti, a vivere questi momenti. Tra l'altro, una delle caratteristiche sicuramente delle tue opere è il colore, l'uso del colore. Si può dire che le tue opere sono tutt'altro che monocromatiche. Che cos'è, cos'è che ti fa scaturire il colore, l'uso del colore, il perché? Cosa c'è dietro questo uso del colore? Colori molto spesso vivaci, quindi tutt'altro che espressioni cupe. Cioè, quasi di energia, di vita. Sì, nel colore, come diceva Matisse, nel colore ci sono anche i rapporti, no? Mm-hmm. Quindi questi giochi, questi abbinamenti, queste armonie cromatiche fanno sì che esprimono fondamentalmente il mio essere energetico. Mm-hmm. Quindi la mia essenza è proprio quella vulcanica dell'isola da cui provengo, quindi la Sicilia, sono in continua, diciamo, eruzione vulcanica. Cioè io penso, ma cioè faccio, ma... Stai già pensando a qualcos'altro di nuovo. Sono iperattiva, quindi ho bisogno di esprimere sempre tanto, anche attraverso il colore, perché il colore comunque può essere anche simbolico, certo. non sempre naturalistico, ed esprimere anche un'emozione o anche
un qualcosa che può suscitare nell'altro anche un suo contributo. Ti chiedo, da questo inizio, di questi primi giorni di mostra, che si è aperto lo scorso weekend, ecco, quali sono le emozioni che hai provato nel contatto con la gente che è venuta a vedere le tue opere e diciamo così, anche ciò che ti hanno comunicato e quindi cosa ti hai, diciamo, hai iniziato a prendere, se possiamo così dire, anche di spunto per le prossime opere attraverso questo confronto con la gente? Allora, la gente che viene a vedere le mie opere mi ha detto appunto che non si aspettava, anche persone che mi conoscono ma magari non proprio bene, che non sapevano che dipingevo, che sapevano così per sentito dire, non avevano certo avuto modo di vedere le opere, mi hanno confermato quello che io sono, cioè nel senso che mi posso ritenere soddisfatta perché attraverso le mie opere mi hanno detto appunto che c'è tanta energia, quindi sono riuscita nel mio intento, no? Comunicativo, nel mio linguaggio, di esprimere prima di tutto ciò che sono e poi quello che mi piacerebbe appunto ricevere, cioè, quindi uno scambio energetico, un arricchimento reciproco, per cui c'è sempre anche la creatività nell'osservatore di magari farmi notare delle cose che io inconsapevolmente ho fatto e non certo sapevo, oppure viceversa di darmi un input, un qualcosa che potrebbe essere poi un domani realizzato. Sicuramente continuerò nel mio percorso di linguaggio perché non mi fermo mai, non sono mai contenta, quindi sono sempre in moto. E quindi le prime impressioni per i visitatori che sono venuti è stata assolutamente positiva e anche di impatto a livello proprio di dare qualcosa agli altri, di dare, sì, di dare io qualcosa, di donare qualcosa che è al di là di me, ma attraverso quello che faccio. Beh, diciamo che l'arte effettivamente è un modo per comunicare sicuramente qualcosa, l'artista tende a comunicare quello che sente, ma è anche vero che ogni forma d'arte, per chi la riceve, tra virgolette, è anche un modo per a sua volta esprimere quello che sente, che prova, perché ogni quadro, ogni scultura, quello che può essere l'arte antica come quella moderna, quella contemporanea, effettivamente finisce per darci veramente qualcosa di grande, ognuno dà qualcosa. Sicuramente c'è tanto la donna, mm-hmm. Ci sono tante figure femminili. Forse perché legato più a te? Perché in ogni donna rappresentata che ho scelto di rappresentare sicuramente parla di una parte di me. Okay. Sì, sono figure mutevoli, di donne nei vari aspetti, nelle varie sfaccettature, come ha detto appunto la giornalista Chiara Cortese, queste figure femminili mutevoli parlano anche della condizione della donna che io in quanto donna mi sta a cuore, donne che possono assumere diversi ruoli sia nel corso dell'esistenza ma anche nel corso di una giornata, a seconda delle situazioni, degli stati d'animo. Io posso essere una, nessuno e centomila, per citare Pirandello, perché comunque è verità, cioè è così, noi non siamo una persona soltanto, possiamo essere tante. Quindi giocare anche con i ruoli mi rende un po' ancora, no? Mi alleggerisce, mi rende festosa, giocosa, mi fa ricordare della mia infanzia, forse finita troppo presto, e quindi mi piace giocare con le figure e anche con le persone che vengono a vedere la mia mostra e interagiscono con i miei quadri. Molto bene. Senti, siamo arrivati quasi alla fine della nostra chiacchierata, ma ti volevo naturalmente chiedere, ma si capisce che questa parte, questo momento che stai vivendo, questa mostra con cui condividi appunto le tue opere con la gente, è anche un modo per continuare la tua evoluzione. Hai già qualche idea di cosa voler sperimentare in futuro? Cioè, resterai sempre più o meno su quella che è la forma d'arte attuale, quindi
l'utilizzo di determinati materiali piuttosto che determinate figure, o già hai in mente quella che dicevamo prima, un'evoluzione, un'apertura a qualcosa di diverso, una sperimentazione diversa da quello che hai fatto fino ad oggi? Ma sicuramente nella mia programmazione futura, nella mia progettazione, ci sarà una continuità nel percorso sicuramente pittorico e anche diciamo dei gioielli, perché ci sono proprio degli appuntamenti annuali. Mm-hmm. Io faccio parte di un'associazione culturale che fa delle collettive annuali, ormai da 3 anni ne faccio parte, quindi vado a procedere per la terza collettiva. Poi c'è un appuntamento a me molto caro che è al Castello di San Giorgio, per un altro per quanto riguarda l'arte sulla porcellana, quindi i gioielli. Okay. Sono delle mostre concorso in cui io proprio mi esprimo al meglio, perché mi piace tanto. E poi a livello, diciamo, evolutivo, nessuno lo può sapere, nel senso che sono aperta a tutto. Certo. Non lo so che cosa mi balenerà in mente domani, dopodomani, cioè certo, cambio idea, faccio un'altra cosa. Ecco, un sogno nel cassetto ce l'ho, ecco. Sicuramente sono soddisfatta di essere arrivata fin qui, ma in più mi piacerebbe tanto aprire un mio spazio proprio, okay, laboratoriale, dove ospitare, diciamo, un piccolo atelier dove ospitare anche eventuali colleghi artisti che vogliono esprimersi insieme a me, oppure dove io possa lavorare, avere un mio spazio dedicato. Beh, bello questo, anche il fatto di dire, di condividere con altri. Assolutamente, perché tante volte sì. Sembra quasi di essere, a volte ci sono alcuni artisti, finiamo così, un po' più gelosi di quella della propria parte, ma non per questione di essere più bravi o meno bravi, ma per dire, questa parte voglio che sia mia, perché voglio esprimere al 100% quello che sono. Però è vero che si può esprimere anche collaborando. Allora, diciamo che ti rispondo per due motivi. Assolutamente sì. Nel senso che quello che penso è per due motivi, secondo me, fondamentali. Il primo motivo è che io non mi sento in competizione con nessuno, perché ognuno ha la sua arte. Quindi c'è spazio per tutti, ognuno, se ha la vena creativa, non mancherà di esprimerla. Quindi ognuno ha il suo linguaggio. E la seconda cosa è che non può esistere una comunicazione senza che non ci sia confronto. Giusto, esatto. Per cui il fatto di interagire con altri artisti, di confrontarmi, può essere soltanto per crescita e per arricchimento, quindi anche mettersi in discussione, perché no, ritornare su alcune cose, rivederle, aggiustare il tiro. Confrontarsi anche per, non dico, permettimi questa frase, forse non è esatta, correggere il tiro se eventualmente stai facendo una cosa che non ti convince del tutto, il confronto puoi dire, ok, perfetto, facendola così mi convince totalmente, è la strada che voglio percorrere. Siamo degli specchi, come diceva anche, come dice anche Pistoletto. Sono andata da poco a vedere la sua mostra al Castello di Rivoli, che mi ha colpita tanto, ecco, su queste opere specchianti. Ecco, io in ogni diciamo mondo artistico dell'artista ritrovo poi delle cose che mi appartengono, quindi c'è questo anche rapporto energetico con l'arte in generale, con gli artisti, dove potersi ritrovare. Sì, in ogni artista c'è qualcosa che, anche se io penso che tutti un po' siamo artisti. Certo, ognuno nel nostro piccolo qualcosa. Nella mia mostra precedente che ho fatto al Mocaflor a Cornier, personale, l'ho intitolata proprio l'arte di guardare, perché l'arte di guardare non è solo dell'artista, certo, ma anche dell'osservatore che viene a osservare. Invito tutti. Assolutamente. Anzi, se mi permetti, proprio visto che siamo in chiusura, ricordaci gli orari e i giorni in cui possiamo venire a trovarti. Allora, la mostra che c'è per ora a Rivarolo, in comune, è nel weekend,
venerdì, sabato e domenica, orario mostra 10.30, 12.30 e il pomeriggio 15.19. Benissimo, invitiamo tutti rivarolesi e non a venirti a trovare, anche perché sicuramente, come è successo oggi, ma anche come è successo prima di questa trasmissione, ci siamo conosciuti e sono venuto a vedere appunto la tua mostra, c'è stato modo di capire che Sabrina Vitanza è un'artista, non solo un'artista, ma anche una donna che ha tanto da dare, ha tanto da esprimere, e quindi alla fine dei conti invitiamo tutti a fare un salto proprio per cercare di cogliere qualcosa grazie, di queste tue espressioni. Grazie mille. Grazie a te, ci vediamo sicuramente alla prossima. Grazie, a presto. Arrivederci a tutti.